Benvenuti a tutti dal quartiere generale Scrambler di Borgo Panigale. Da qui tutto è partito nel 2015 e nel corso di tutti questi anni ben 92.000 scramblerissi da tutto il mondo si sono uniti alla nostra famiglia. Scrambler Ducati vuol dire divertimento, libertà ed espressione di sé, da sempre icona di design e remix post-heritage. La Land of Joy è un mondo pieno di energia, gioia, spensieratezza, in cui la self-expression è lo sprint che rende ogni scrambler unico e anticonformista. Oggi siamo qui per presentarvi non uno, ma due nuovi scrambler, entrambi con un'energia speciale, ma personalità molto diverse. La prima è una moto nata come tributo ad un'importante ricorrenza della storia Ducati. Venite con me, andiamo a scoprirla! Per presentarvi questo nuovo scrambler siamo proprio qui, nel Museo Ducati. Sono passati 50 anni dalla prima moto bicilindrica raffreddata ad aria, nata in questo stabilimento. Diciamo questo stabilimento perché il Museo Ducati si trova proprio qui, nel cuore della sede di Ducati a Borgo Panigale. Oggi Scrambler è l'unica famiglia di moto all'interno della gamma Ducati equipaggiata con questo iconico motore. Ci sembrava dunque perfetto celebrare questa ricorrenza con un modello ispirato agli elementi simbolo della Ducati della prima metà degli anni 70. Ecco a voi lo Scrambler 1100 Tribute Pro. Meno male che ce l'hanno portato indietro. Lo Scrambler 1100 Tribute Pro è una moto creata per gli amanti delle Modern Classic e per tutti gli appassionati di storia motociclistica. Ma siamo sempre Scrambler e quindi la celebrazione non poteva che rimescolare le carte attingendo e remixando tutto ciò che più ci gasava della Ducati degli anni 70 in perfetto stile post-heritage. Il tributo è molto evidente dalla livrea gialla ocra di ispirazione 750 Sport, ma abbiamo rimescolato il progetto con diversi dettagli in stile che rendono il nuovo 1100 Tribute Pro un vero scrambler. L'utilizzo del mitico logo Ducati degli anni 70 disegnato da Giugiaro, la sella marrone con cucitura dedicata e specchietti retrovisori tondi e i cerchi neri che matchano perfettamente con i nuovi colori della livrea celebrativa. Dal punto di vista tecnico, il nuovo Scrambler Tribute possiede tutte le caratteristiche dell'ammiraglio e della famiglia 1100 Pro. Il motore 1100 bicilindrico L con distribuzione desmodromica raffreddato ad aria da 86 cavalli si riconosce subito, carattere deciso e una coppia generosa di 88 Nm a 4750 giri.
Tutto che rende la moto reattiva, divertente da guidare in ogni contesto, anche grazie a Trail Riding Mode. Il serbatoio da 15 litri e la comoda sella permettono di godersi liberamente la città, così come le gite fuori porta, anche in coppia. La ciclistica si caratterizza per l'agilità tipicamente scrambler e consente il divertimento tra le curve in piena sicurezza, anche grazie al Ducati Safety Pack di serie, che comprende ABS Cornering e Traction Control. Il nuovo Scrambler 1100 Tribute Pro va quindi a completare la famiglia Scrambler 1100 Pro, a fianco del Dark, dalla personalità più dominante, e dello Sport, il modello più muscoloso e sportivo. Non c'è che dire, tutto di questa Scrambler è ai massimi livelli, ispirazione classica e totale remix di stili e dettagli. Ve l'ho appena presentata e già mi sembra che faccia parte della storia. Ho proprio voglia di guidarla. Adesso è il momento di scoprire la seconda novità per il 2022, un concentrato di sportività, divertimento in chiave scrambler. Alla conquista della città, ecco a voi lo scrambler Urban Motard. Veloce, agile, sfrontato e sportivo. Con il nuovo Scrambler Urban Motard è subito divertimento e spensieratezza. Ma cosa la rende così divertente? L'Urban Motard è scattante e agile nel misto. La ciclistica inedita è di ispirazione Motard. Ruote raggi da 17, Pirelli Diablo Rosso 3 da 120-70 all'anteriore e 180-55 al posteriore, e un manubrio largo a sezione variabile che insieme alla sella piatta consentono una guida ancora più dinamica. Non soddisfatti, volevamo renderlo ancora più unico e l'abbiamo completato con dei dettagli di stile che non lasciano dubbi sul suo carattere. Il parafango anteriore alto e le tabelle portanumero laterali. L'Urban Motard condivide con le sorelle della gamma l'intramontabile ed affidabile bicilindrico Ducati, raffreddato ad aria da 800 cc e 73 cavalli, divertente, intuitivo e facile da gestire. Della famiglia Scrambler 800, l'Urban Motard mantiene anche il pacchetto di elettronica, a partire dal proiettore anteriore con DRL, le quattro semilune che rendono ogni Scrambler super riconoscibile anche di giorno, la dotazione elettronica di sicurezza con il cornering ABS, fondamentale nelle situazioni imprevedibili, e la predisposizione per il Ducati Multimedia System che consente di connettere il telefono alla moto. Insomma, tutto quello che serve per divertirsi. L'energia di questo modello è esaltata anche dalla nuova livrea. Contemporanea ed aggressiva è stata creata dal centro stile Ducati. Lascio la parola a Emanuela, che vi racconterà com'è nata. Disegnare le grafiche del nuovo Scrambler Urban Motard è stato davvero molto divertente. Immaginate, sedersi al tavolo con lo scopo di combinare forme e colori per trasmettere un carattere ribelle, pieno di energia e sportività. Dopo un po' di esperimenti, io e Alessia abbiamo iniziato a cercare ispirazione nel mondo della street art e dei graffiti metropolitani. Ci è subito sembrata la strada giusta e abbiamo cominciato a remixare gli elementi dell'identità Scrambler, spingendoci un po' fuori dagli schemi del classico logo sulla fiancata. Il risultato è un cocktail di forme in cui bianco e rosso si combinano in una grafica energica che, pur rimanendo riconoscibile a ogni velocità, si prende gioco anche dei margini per spingere ancora più forte il carattere ribelle di questo Scrambler. Ne siamo davvero soddisfatte. Sarà difficile passare inosservati con il nuovo Scrambler. Insomma, divertente, sportivo e sfrontato. Il nuovo Urban Motard è il giovane ribelle della Land of Joy e completa la gamma 800 Scrambler, affiancando la Icon, la più iconica ed essenziale,
la Desert Sled, la più off-road della famiglia, e l'elegante Nike. Oggi vi abbiamo presentato due modelli di cui siamo davvero fieri. Abbiamo invaso mondi diversi, preso ispirazione e remixato stili diversi, come solo Scrambler sa fare. Non ci sono limiti alla self-expression nella Land of Joy e vogliamo concludere proprio con questo augurio. Godetevi i nostri nuovi Scrambler e continuate ad esprimere il vostro carattere, che si tratti di emergere nella giungla metropolitana o di divertirsi tra le morbide curve dei colli. E se avete la patente A2 non c'è problema, la Land of Joy vi aspetta. Sia l'Urban Motard che il 1100 Tribute Pro sono infatti disponibili anche in versione 35 kW. Dall'episodio Ducati della World Premiere, marchiato Scrambler, è tutto. Ci vediamo in sella. Enjoy!